Qualche suggerimento didattico. Immagina una scatola magica contenente un oggetto che possa modificare il mondo. Che cosa contiene, cosa potrebbe contenere e come lo cambia il mondo? Questa potrebbe essere una discussione preparatoria alla lettura. E ancora, nella scatola reale che come insegnante posso portare in classe per favorire un preascolto, conservo quello che si rivelerà essere il filo della storia, il filo narrativo. E lo potremmo appendere in classe e là, durante la lettura, i bambini potrebbero appendere le immagini delle varie scene, con un'attenzione particolare ai momenti in cui quel filo è indebolito dagli oppositori, dagli ostacoli, dall'abate, da Nate, che è invidioso dal maestro, eccetera. Un altro suggerimento, il filo non finisce mai e il crescendo sorprende i bambini. Si possono quindi formulare delle ipotesi narrative ogni qualvolta Annabelle incontra degli ostacoli. C'è una spia linguistica, quella parola invece, ci aiuta a capire dove possiamo fermarci durante la lettura. Succede qualcosa. E allora il filo sembra finire. E invece. Un quarto suggerimento. Si possono sfruttare i personaggi non caratterizzati per dar loro vita nel mondo di Annabelle, costruendo il filo delle loro storie. Per esempio c'è il piccolo Lewis o la signora, il signor Pendleton. Quindi si pretende in questo caso di lavorare sull'immaginario, colmando quelle pagine metaforicamente bianche che l'opera ci lascia, e anche conservare ogni storia creata in una scatola. Un'altra idea, c'è da chiedersi quanto duri la storia, quindi vestire il proprio cane e se stessi è un conto, ma vestire l'intera classe? E quanto tempo è necessario per vestire e colorare un'intera casa con il filo magico? Questo è un libro che parla della pazienza. Quindi quanto tempo passa da una pagina all'altra? Proviamo a realizzare un piccolo berretto di lana, così ci rendiamo conto dei tempi. Un ultimo suggerimento. Possiamo ragionare sulla figura di Penelope che tesse la tela, confrontandola con Annabelle che lavora alla realizzazione del suo progetto nel tempo. Consigliamo allora la lettura di Ulisse Racconta, pubblicato da Einaudi Ragazzi nel 2015, in particolare la scena dove vediamo apparire Penelope. Oppure il classico di Tommaso Monicelli, Il viaggio di Ulisse, che è stato ripubblicato dalla Giunti nel 2005. Buon lavoro!